dei Matti della Repubblica alla metà del 1790. Chiedo scusa a voi e agli eventuali liturgisti che dovrebbero seguirci se parliamo da tambone. Non è questa la sede adatta, ma lo facciamo per concessione, perché ogni parroco e vescovo della sua parrocchia di Don Carmine e del vicevato, e anche perché i microfoni danno la possibilità di poter meglio ascoltare quando ci dirà il nostro caro amico, il professor Cino Lacca. Ringrazio chi mi ha dato, mi ha offerto questa possibilità, questa occasione, che è l'Istituto di Cultura Torquato Tasso di Sorrento, nella persona del presidente Luciano Russo e del segretario Aniello Clemente. Il 20 agosto di 221 anni fa, nella piazza Mercato di Napoli, penzolavano i corpi di 8 condannati a morte dal re Ferdinando IV di Borbone, e questi 8 martiri, come sono stati definiti più volte nel corso di questa serata, rispondevano ai nomi di Giuliano Colonna, principe di Liano, di Gennaro Serra di Cassano, di Leonora Pimentel Fonseca, di Vincenzo Lupo, un avvocato di Caggiano, di Nicola Pacifico, un sacerdote di Napoli, docente di botanica all'università, di Domenico Piatti, un triestino, un bancario che si trovava a Napoli, e di suo figlio Antonio Piatti. E per ultimo Monsignor Michele Natale, vescovo di Michequenzi. Ma in questo ricordo credo che sia doveroso anche citare i nomi dei sorrentini o di quelli della penisola sorrentina che comunque hanno partecipato a questo movimento di rivoluzione, hanno creduto nei valori, nelle idee portate avanti da un credo repubblicano e sono caduti sotto i colpi dei sanfedisti e sotto la minaccia drammatica di Ferdinando IV di Borbone. Sono Nicola Fasullo, avvocato di Napoli, che ha avuto anche delle proprietà qui, che è caduto, che è stato portato al patibolo, sarà portato al patibolo il 29 agosto del 1799, di Luigi Bozzaotra, notaio di Michequenzi, di Massa Lubrense, che fu afforcato il 22 ottobre del 1799, di Giuseppe Guardato, un benedettino sorrentino, professore universitario, che fu afforcato il 13 novembre, e di Giuseppe Cacace, che era un altro sorrentino, era un marinaio, che era stato invece trucidato a Procida, era stato arrestato dagli inglesi ed era stato trucidato a Procida il 13 giugno, il giorno in cui cadeva la Repubblica Napoletana del 1799. E poi il 26 aprile bisogna anche, doveroso, ricordare Alessandro Parente, il sindaco del popolo di Sorrento, che cadde ucciso dai regalisti nella piazza principale di Sorrento. Analogamente a questa manifestazione, a questo ricordo che si tiene qui, si sta celebrando anche a Napoli un anniversario, una manifestazione davanti alla chiesa del Carmine, dove c'è una lapide. All'interno della chiesa del Carmine sono stati sepolti molti dei martiri del 1799, e in quella piazza era stato innalzato il patibolo dove dal 13 giugno al 1 settembre del 1800 sfilarono tutti coloro che poi furono afforcati. Sfidò la migliore intelligenza, la grande intelligenza, non soltanto napoletana, più volte è stato detto, dei martiri napoletani che venivano però da tutte le parti d'Italia, perché Napoli era un grande centro.
però stasera particolarmente, velocemente, si intende ricordare Monsignor Michele Natale, che era vescovo di Vico Equense. Monsignor Natale era nato a Casapulla, nel Casertano, nel 1751, ed era stato nel 1771, a 20 anni, in età abbastanza tarda, entrò nel seminario e nel 1975 fu nominato prete, sacerdote. Dopo, sotto la protezione del vescovo Agostino Gervasio di Capua, cominciò a lavorare all'interno della curia. A lui furono affidati i paroli di molte famiglie nobili e lavorò anche presso la Casa Reale. Poi nel 1797 il vescovo Gervasio appunto propose al re, sollecitò al re la sua nomina a vescovo e il re propose al Papa dell'epoca Pio VI la nomina, la consacrazione di Michele Natale a vescovo. Fu consacrato a Roma nel 1798 e fu mandato a Vico Equense. Vico Equense non era certamente la cittadina ridente che tutti quanti conosciamo di giorni nostri, era una cittadina i cui abitanti erano sparsi su tutte le colline che attorniavano il centro di Vico Equense che noi oggi conosciamo. Era una popolazione abbastanza, come dire, ignorante, possiamo dire, una popolazione molto riservata, molto che accettava gli ordini che venivano dall'alto senza farci. E quando Michele Natale, il signor Michele Natale, nel 1798, nel febbraio del 98, farà il suo ingresso nella diocesi di Vico Equense, la prima cosa che lo farà emergere è colpirà chi lo guarda, chi lo accoglie, è che questo vescovo porta con sé i libri, porta libri di politica e di diritto, porta i libri di Leibniz, del filosofo Leibniz, porta i libri di Paolo Sarpi sulla storia del Concilio di Trento. E il suo ingresso a Vico Equense è segnato dalla grande bontà. Questo è un vescovo che la prima cosa che fa cerca di riordinare il locale seminario, poi si batte per l'educazione dei fanciulli perché è convinto che la vera rivoluzione, e lo diceva anche l'officiante questa sera, che la vera rivoluzione avviene soltanto attraverso la cultura e attraverso l'istruzione. E poi apre la sua casa ai poveri. Era prassi che quando si veniva nominati vescovi c'era un obolo, un contributo che la Casa Reale dava per avviare le prime spese. Si trattava di 210 ducati. Ebbene, Monsignor Natale, 210 ducati non li intasca, ma li devolve ai poveri, li dà ai poveri di Vico Equense perché possano in un qualche modo risolvere la giornata grana della loro povertà. Pensa molto al decoro della Chiesa e gira per quelle terre per portare pace alle famiglie. E pur avendo avuto un rapporto abbastanza stretto con il re Ferdinando IV di Borbone, nel momento della sua nomina si oppone alle regalie d'uopo che si facevano alla Casa Reale. Cioè, perché io devo donare dei soldi? Allora, anche quando poi nel 1799, nei primi giorni del 1799, il 23 gennaio entrano i francesi a Napoli ed è proclamata la Repubblica Napoletana nel 1799, il 24 gennaio Michele Natale dà la sua disponibilità, dà il suo credo verso la Repubblica, il 25 gennaio del 1799 è nominato presidente della municipalità repubblicana di Vico Equense. E facendo questo molti storici si sono chiesti: è stato un riconoscente,
non ha riconosciuto l'affetto, l'amicizia, ciò che aveva fatto Ferdinando IV di Borbone per lui, sollecitando la sua nomina vescovo di Vicenza? O non piuttosto, lo diciamo noi oggi, non sia stato un portatore di un progetto di pace, visto come si è comportato a Vicenza, non sia stato uno che ha combattuto contro l'arbitrio assoluto di un monarca, di Ferdinando di Borbone, non sia stato uno che ha chiamato comunque all'obbedienza delle leggi, perché nonostante lui avesse preso comunque questa, come dire, questa posizione, avesse dato questo appoggio alla Repubblica, si batteva per il rispetto delle leggi, e per il rispetto delle leggi ogni qualvolta lui si rivolgeva ai suoi confratelli, per la prima volta si sentiva nelle chiese di Vicenza che il vescovo si rivolgeva a loro dicendo fratelli. E il Monsignor Michele Natale è stato anche uno fra i vescovi, forse quello fra i più importanti, che ha portato in giro il catechismo repubblicano. Allora c'era un catechismo, 221 anni fa, c'era un catechismo monarchico, un catechismo dove si riconosceva il Signore Dio in assoluto, e subito dopo il Dio c'era il Re, e subito dopo il Re arrivavano i sudditi. Il catechismo repubblicano invece, portato in giro da Monsignor Natale e da altri vescovi illuminati, parlava del Dio, ma parlava poi dei cittadini. Per la prima volta è venuto questo sostantivo, cittadini, parlando di persone che avevano, di uomini che avevano uguali diritti e avevano uguali diritti. E purtroppo però questa esperienza positiva, questa esperienza fantastica di Michele Natale, vescovo di Vicenza, è stata così come una meteora. Come una meteora è stata la Repubblica Napoletana del 1799. La Repubblica cade il 13 giugno del 1799, nel mese di marzo, a distanza di due mesi, invece già Michele Natale è costretto a scappare da Vicenza, perché i sanpedisti, quelli che erano supporter del re Ferdinando IV di Borbone, entrano nella sua casa, la saccheggiano, rubano di tutto, e lui è costretto a scappare. Scappa a Casapulla, presso la sua abitazione, nel suo paese natale, ma non smette di portare ciò che diceva l'ufficiante di questa sera: non sia estraneo a noi, ha detto, il nostro impegno politico e civile nella società. E a Michele Natale non venne mai meno il suo impegno politico e civile nella società in cui stava, perché anche a Casapulla continuò a parlare ai suoi fratelli dicendo che cosa significava essere uomini, che cosa significava essere cittadini e non più sudditi. Lo fece anche durante la festa patronale. Il protettore di Casapulla è Sant'Elpidio. Durante la festa di Sant'Elpidio, in aprile, mi pare, cominciò ad arrencare i suoi fratelli, fu perseguitato, dovette scappare, lo fece con travestendosi e mettendosi in testa un cappuccio, però mentre cercava di scappare verso la Francia fu riconosciuto da un notaio di Vico e Quenze, che di cognome faceva buon onore, fu indicato alle guardie borboniche, e il primo agosto del 1799 fu processato, fu subito, per lui fu subito emessa la condanna a morte, e fu portato nelle carceri della Vicaria l'8 di agosto, a cavallo di questi giorni fu poi portato alle carceri del Carmine, che erano vicino a dove era stato eretto il patibolo, e il 20 agosto, come vi dicevo, fu afforcato insieme ad Eleonora Pime del Fonseca, colei che aveva lanciato quel grido nel momento in cui, che era un aiuto, quel grido che era un monito, quel grido che è quel monito che tutti quanti conoscete: e te che eri non mi veniste i guapi. Forse un giorno sarà utile ricordare tutte queste cose. Il testimone
testimone della passione civile, testimone della passione politica di questi martiri. E non è un caso che stasera, ma dovunque, si è detto più volte martire e non si è detto eroe. L'eroe, che deriva da una parola greca che significa servire, preservare. L'eroe preserva il cittadino, lo preserva col coraggio, lo preserva con la forza, lo preserva con l'astuzia. Ulisse era un eroe, per esempio. Achille era un eroe, ma spesso gli eroi fanno male. Invece il martire, che lo stesso deriva da una parola greca che significa testimone, e più volte è stato detto anche dall'officiante di questa messa, che era un martire, ognuno deve essere testimone di se stesso, un testimone lo fa con passione, un testimone lo fa per portare avanti principi non soltanto di coerenza, ma principi di fede, principi di partecipazione. E chi sono i martiri di oggi? Perché l'Istituto Torquato Tasso di Sorrento ha voluto questa manifestazione per ricordare i martiri del 1799? Nel nome di Monsignor Natale. L'ha voluto perché nel nome di Monsignor Natale, diceva un filosofo del IX secolo avanti Cristo, Epimenide, che la storia è profezia del mondo. Bisogna conoscere la storia per capire veramente che cosa succede, che bisogna capire la storia e guardarsi attorno. E allora nel nome di Monsignor Natale noi stasera non ricordiamo soltanto i martiri del 1799, ma credo che sia doveroso ricordare tutti i sacerdoti martiri di oggi, ovunque, in qualunque parte del mondo, a partire per esempio dai nomi che noi conosciamo, che sono più contemporanei, come quello di Elder Camara, il vescovo brasiliano delle favelas, oppure di Monsignor Oscar Romero di El Salvador, che aveva combattuto contro gli squadroni della morte, oppure di Samuel Ruiz, il difensore dei campesinos del Chiapas, oppure di Popieleschi, il presbitero polacco che era un anticomunista acceso, che fu trucidato, oppure dei cattolici clandestini della Cina, o più vicino a noi, che sono stati testimoni ed esempi continui del loro impegno politico, del loro impegno civile, di Don Viana, vicino Caserta, o di Don Puglisi in Sicilia. I testimoni, i martiri, normalmente sono dei personaggi solitari e sono dei personaggi scomodi. Perché chi si impegna in prima linea, chi ha il coraggio di alzare la testa, di dissentire, di fare la rivoluzione, di evolvere, normalmente è un personaggio scomodo ed è un personaggio solitario, che magari è apprezzato in silenzio, ma è guardato sempre con una certa diffidenza. Io credo che tutti quanti noi dobbiamo aspirare, si debba aspirare ad essere martiri, ad essere impegnati in una parola di conforto, ma in una parola che possa in un qualche modo, come dire, portare avanti questa rivoluzione. La vera rivoluzione avviene, come vi dicevo prima, nella cultura. E in chiusura voglio ricordare una persona che mi è molto cara, che in un qualche modo mi ha affidato questa testimonianza di fede e di passione nei confronti del martiri del 1799. È l'avvocato Gerardo Marotta, scomparso qualche anno fa, presidente dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici, il quale continuamente diceva: c'è un solo modo per cambiare lo stato presente delle cose, cambiare noi stessi. La rivoluzione, poi aggiungeva, si fa studiando. Lo dobbiamo fare tutti quanti, nel nome di Gerardo, del grande Gerardo Marotta, nel nome di tutti i martiri del 1799 e nel nome dei martiri sorrentini del 1799 e di tutti coloro che hanno dato nel corso dei secoli e della storia la loro testimonianza di fede, la loro testimonianza di impegno, la loro testimonianza di umanità all'interno
all'interno delle comunità in cui hanno vissuto. A noi spetta un solo compito, quello di saper leggere i segni e quello di sapere che cosa è veramente successo.